Sicuramente tutti conosciamo la curcuma perché la usiamo in cucina o nelle tisane. Ma sapete perché fa bene e quali sono i suoi benefici? Domanda di riserva. Hai 2 minuti per guardare questo video? Bene, perché sto per svelarvi 5 principali benefici della curcuma e come fare per usarla ogni giorno. E se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Antibiotico naturale. Il potere antisettico e antivirale della curcuma la rende un rimedio efficace contro malanni di stagione, raffreddore, mal di gola e febbre. Soprattutto se usata regolarmente aiuta a fare prevenzione, che è sempre la cosa migliore. In questo caso va bene messa sul cibo, bevuta come tisana o per chi ama gli integratori anche in capsule. Vi metto il link al mio prodotto preferito in descrizione. 2. Antinfiammatorio. Contro tutti i dolori infiammatori, artrosi, artrite, bruciori di stomaco, eccetera, la curcuma è un rimedio naturale efficacissimo. 3. Digestiva. È sufficiente aggiungere un pizzico di curcuma sui vostri piatti ogni giorno per sfruttare il suo potere benefico antifermentativo, antipancia gonfia. Oppure potete preparare il Golden Milk anche in versione vegana. La ricetta la trovate in un mio video e il link è in descrizione. Prima di vedere gli altri 2 benefici, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, mettete un like, condividete e sostenetemi nella mia divulgazione abbonandovi al canale. Info in descrizione, dove metto anche il link ai miei ebook, libri e playlist. 4. Glicemia e colesterolo. Diverse ricerche hanno evidenziato il potere della curcuma di regolare i livelli di glicemia, colesterolo e trigliceridi nel sangue per la prevenzione di pressione alta, diabete e arteriosclerosi. 5. Beauty. La curcuma è un ingrediente fantastico per i cosmetici fatti in casa perché disinfiamma e facilita la cicatrizzazione della pelle. Trovate una ricettina in questo mio video. E in descrizione c'è uno studio dettagliato sulle proprietà della curcuma, andate a leggerlo. È redatto dall'Indian Institute of Chemical Biology della Indian Academy of Sciences. Ma il dottor Squalozzi accetta solo studi di Sharkvard, vero? Ma che snob questo dottor Squalozzi! A dire il vero, gli indiani sono i maggiori esperti di curcuma nel mondo, perché la medicina ayurvedica la studia da oltre 30 anni. Quella sono io. Perché la medicina ayurvedica studia la curcuma da oltre 3.000 anni. E se volete conoscere i benefici di altre spezie di uso comune, vi lascio la mia playlist in descrizione. Così, mentre gustate i sapori speziati, vi fate del bene in modo naturale. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao!